Allora, buonasera a tutti, grazie a Marco Giovenale, grazie a Paolo Giublena, questi due amici che saranno in conversazione per l'ultimo libro di Marco Giovenale, Delle osservazioni. Siamo qua dentro online per uno degli incontri online della Biblioteca Elio Pagliarani. Purtroppo li facciamo dal vivo, ma da qualche anno questo non è possibile se non in misura ridotta, perché lo spazio della biblioteca è piccolo, quindi finché c'è questa epidemia non avrei potuto comunque ospitare più di 8 persone, e invece così siamo collegati col mondo intero, grazie anche a tutti i presenti che ci stanno seguendo. Faccio una breve illustrazione dell'attività dell'Associazione della Biblioteca. L'associazione cura la catalogazione dell'archivio del Fondo Elio Pagliarani con tutta la corrispondenza, le varianti d'autore, catalogazione che oramai è arrivata quasi alla fine, ed è tutto quello che andiamo via via inventariando, viene caricato nel database dell'Associazione Letteraria Elio Pagliarani nel sito, quindi, e vediamo se in futuro riusciremo a stendere un contratto con Active e riuscire a metterli nel database degli archivi. Poi si occupa della catalogazione dei libri della Biblioteca Elio Pagliarani, arrivata a 4.000, circa 4.000 bib. Andiamo avanti, e stiamo catalogando anche libri conservati nell'appartamento di Viserba, e poi si occupa di due temi fondamentalmente: uno il tema degli archivi d'autore e l'altro il tema della oralità in poesia. Questi due temi dall'anno in cui è iniziata questa attività di diffusione culturale, cioè praticamente dal 2017, però dal 2019 si è fatta più intensa, ha dedicato molti seminari al tema dell'oralità, della vocalità in poesia, nei suoi rapporti anche con le arti visive e con lo spettacolo e il teatro. E poi recentemente ha organizzato e tenuto con la collaborazione importantissima di Marco Giovenale, che ringrazio per questo, un paio di seminari, convegni sul tema dell'economia della poesia, e ci sarà un terzo seminario nel 2022, e poi anche, speriamo, un convegno, proprio convegno conclusivo. Detto questo, lascio la parola, non so chi vuole, non so se Marco Giovenale si vuole presentare, dire qualcosa, vuole entrare a Marco Giovenale. Sentiamo un po' male, forse il microfono. Allora, mi avvicino perché Ecco, così è meglio. ecco. No, volevo dire, non so se vuole iniziare Marco Giovenale dicendo qualcosa, oppure Paolo Giublena vuole iniziare subito a parlare, non so. Come vuoi, Paolo? Beh, ma tanto, come dire, faremo in forma, penso, di stecomentia proprio, quindi di dialogo serrato, spero, anche perché non sono in grado di fare una presentazione filata. Quindi, beh, innanzitutto, visto che lo vedo, insomma, è un carissimo amico, ma anche quello che colui che sta all'origine del libro, forse possiamo ringraziare il direttore della collana dove il libro è uscito, cioè vecchio amico Andrea Del Berti, che mi piacerebbe molto vedere di più, ma che non vedo adesso da qualche tempo. Non so se anche lui vuole. Quando non c'è più l'osteria non ci siamo più visti, Beh, sì, purtroppo. non è solo sì, anche. Però vabbè, lo troveremo. Sì. Quindi il libro è uscito appunto da Blanc, e nella collana appunto diretta.
diretta da Andrea, che ha, insomma, adesso, non so se poi lui vorrà accennare anche eventualmente a questa collana. Comunque, il libro, come peraltro dichiara in modo esplicito Marco Giovenale stesso, raccoglie sostanzialmente testi da libri precedenti. C'è una piccola nota in fondo che dice: questo libro tenta di dimostrare che una sequenza barra selezione barra riscrittura è qualcosa di diverso da una semplice somma. Nasce infatti e riprende vari testi precedenti, in particolare attingendo a Criterio dei Vetri 2007 e Storia dei Minuti 2010. Compendia il secondo ed è in qualche modo necessitato dal primo. Attende entrambi a qualche altra svolta di strada, piegatura di fogli. Su questo naturalmente poi possiamo ragionare. Quello che dice Marco ovviamente nella nota è vero. Cioè, oddio, avrebbe anche tutto il diritto di mentire, ma non è effettivamente vero. Salvo che poi, diciamo, le dimensioni con cui vengono recuperati i due libri sono diverse, i due libri più qualcos'altro, perché Storia dei Minuti. Mi vedete, sentite ancora? Sì. Sì, benissimo. Sì, ti vediamo. È andata via l'immagine da te? Adesso c'è un freeze. Vai, ti sei ghiacciato, l'immagine si è bloccata. Forse Una caduta forse di linea. deve gli scriviamo in chat. Aspetta, gli scrivo, dovrebbe uscire e Provare così. rientrare. Non si. Mi stai scrivendo tu? Ecco, stai, forse no. Ecco. Adesso l'ho perso del tutto. Sì, infatti probabilmente ha proprio sconnesso per rientrare subito. Comunque, intanto che aspettiamo Paolo, ringrazio anch'io Andrea e la sua collana fuori menù che Eccolo. ci ospita. Ospita non solo me. Adesso ne parleremo. Scusate, ma dopo che la connessione ha funzionato perfettamente per 7 ore di noiosissimi esami, adesso. E vabbè, non so se avete detto ulteriormente, ma stavo dicendo che Storia dei Minuti, diciamo, viene recuperato, se non ho visto male, interamente. C'è il libro che è uscito da Transeuropa Nel 10, sì. nel 10, e mentre cioè, viene ripreso soltanto qualche testo da Criterio dei Vetri, del 2007, vero? Poi c'è anche, almeno sicuramente un altro testo, tra l'altro, diciamo, di grande spessore, che torna adesso dalla visita, no? Che è giusto. Scusa se sono particolarmente confuso, eccetera, che è un testo che, se non erro, viene dalla casa esposta, no? E poi, appunto, insomma, complessivamente, se non ho contato male, sono comunque più complessivamente i testi di Storia dei Minuti rispetto alla somma di tutti gli altri. Comunque, è come, diciamo, un po' se Storia dei Minuti venisse interfogliato, no? Se noi immaginiamo come un codice con altri testi provenienti da altri libri. In questo senso appare problematico e in effetti Marco non usa questo termine e forse neanche io nella quarta di copertina avevo usato, spero, questo termine. Sarebbe problematico definirlo un'autoantologia, no? Effettivamente non è un'autoantologia.
È diciamo, un nuovo testo fatto di testi. La riscrittura, peraltro, è proprio per livello della riscrittura, pertiene soprattutto al macrotesto, perché i singoli testi sì, hanno delle varianti, diciamo, rispetto alle loro versioni, alle loro prime versioni, cioè almeno alle versioni stampa precedenti, però Sì, non sono sono minime. varianti. Sono minime. Sì, non sono varianti di grande momento, almeno dal punto di vista, voglio dire, sono varianti peraltro più che altro metriche, oppure, insomma, forse c'è una correzione di un verso abbastanza, Sì, esatto. insomma, notevole, ma per il resto, insomma. E quindi, insomma, voglio dire, visto che... Tanto per fare un po' di diciamo, l'applicazione della categoria antologia, diciamo, sta vedendo in questi ultimi tempi una sovraestensione a tratti bizzarra, no? Mi sembra che tu stesso oggi, Postavo qualcosa, sì. sì, a proposito del fatto che, insomma, come curiosamente prosa in prosa venga definita spesso un'antologia. Ora, per motivi del tutto diversi, ma anche appunto anche delle osservazioni, non è effettivamente un'antologia, non è un'autoantologia, come pure, insomma, ne abbiamo viste tante di autoantologie, anche importanti, anche notevoli, ma è, diciamo così, la ricostruzione di un nuovo testo. Che peraltro appunto è basato, se non vedo male, sulla tua produzione più che altro degli anni zero, fondamentalmente, no? Anche imparentato anche con Shelter, no? Come, se dal punto di vista, se mi consenti, no? Dei temi. Come... Non so se ci sono testi di Shelter, sinceramente non ho Mi sembra di controllato. no. E questo però, anche se non ci sono, chiaramente alcuni testi di Shelter non possono non essere, beh, insomma, la presenza, non so, di un titolo come Clinica e via dicendo, già ci mette sull'avviso. Quindi evidentemente non hai voluto fare un'autoantologia, che cosa hai voluto fare? Ok. È probabilmente come dici tu, cioè, e come anche è detto nella nota del libro, è una somma che non è in realtà soltanto una somma di parti, ma è un'altra cosa ancora. Ed è probabilmente anche un modo. Oh, ciao Cecilia, saluto Cecilia che è entrata adesso. Un modo per, come dire, avere sotto mano gli argomenti di base di un po' tutto ormai più di un decennio di scrittura, che sono sostanzialmente la percezione, la sofferenza, il dolore incarnato nell'immagine, anche se vogliamo sovraesposta della clinica, il tema del lavoro anche. E su questi tre elementi si gioca l'intera giostra del libro, e lì è sempre lì, torna a girare. Quindi è come se avessi tentato, diciamo, un momento riassuntivo che però volesse essere anche una sorta di rilancio di quelle modalità, modi dell'assertività, comunque della mia scrittura, che non sono passati, cioè non fanno parte di un periodo che considero chiuso, ma che è in ogni caso aperto a, spero, una qualche forma di memorabilità, per chi poi comunque apprezzerà i versi, poi ci sarà chi invece non li amerà e quindi non ci si troverà. Con una tentativo anche di ritornare al discorso dell'allegoria, che non è affatto nuovo nella poesia italiana, e ovviamente anche con dei suggerimenti che stanno già nelle varie anfibologie che nel tempo ho prodotto all'interno di singoli testi, che stavolta entrano proprio nel titolo, già delle osservazioni, vuol dire alcune osservazioni, ma vuol dire anche l'argomento è le osservazioni, stiamo parlando delle osservazioni. Quindi, ecco, un po' questa è stata la mia intenzione, e tra l'altro è stato proprio sullo stimolo di Andrea che ho pensato di costituire questo libro, perché una
un suo suggerimento era anche quello, possibilmente, non era esclusivo, però era anche quello di comporre qualcosa che non era necessariamente già nelle mie corde, già, come dire, attestato come qualcosa che si associa immediatamente a quella che è la scrittura di ricerca, la prosa in prosa, ciò di cui spesso, insomma, vengo accusato o a cui si fa riferimento pensando appunto a quello che scrivo, ma qualcosa d'altro, qualcosa di meno forse presente, meno frequente, almeno nella scrittura più recente. E allora mi sono affacciato su questi due libri che consideravo già in fondo una sorta di dittico, Criterio dei vetri e Storia dei minuti, e con alcuni leganti di altri testi che provengono da altri libri ancora, effettivamente ne è venuta un'opera che io considero indipendente anche dalle radici che comunque lo compongono. E nominando Criterio dei vetri non posso non nominare anche l'editore che l'ha voluto nel 2007, che è Francesco Forte, di cui purtroppo abbiamo avuto la notizia della scomparsa da pochissimo, da due giorni, e che è stato non solo per me, ma per, insomma, prima facciamo il nome di Marcello Frizione, si possono fare tanti nomi, non soltanto dell'area forse della sperimentazione, che devono molto a lui, alla sua attività editoriale. E nel caso specifico, Criterio dei vetri è uscito nella collana Mega Micri, diretta da Mariano Baino, che è un caro amico che anche lui è attentissimo a un certo tipo di, appunto, di ricerca letteraria. E boh, non voglio però parlare troppo io, non volevo essere elegante. Devi, perché appunto io oggi ormai sono su questo, devo continuare sul format dell'interrogazione, quindi io ti faccio domande brevi e tu mi dai risposte lunghe. Ok, d'accordo. E questo deve essere, anzi, già è andata, non è andata bene all'inizio, avevo parlato più io, quindi... salutiamo infatti anche Cecilia, che tra l'altro lo ricordiamo del Criterio dei vetri, era la postfattrice, diciamo, esatto. Vogliamo usare questo termine, o la postfante, o questo. Effettivamente uno dei vantaggi di Giovenale, che con un poeta ne compri due, no? Diciamo, due poeti in uno, fondamentalmente, quello di ricerca, diciamo così, possiamo ricordare quasi tutti, no? Un libro importante, certo. Quasi tutti, di Polimata, sempre 2010, peraltro, sì. Anche se poi è riuscito nel 2018 forse, sì. Sì. E poi naturalmente di prosa in prosa di altri libri più recenti, gente non sa cosa si perde, eccetera. D'altra parte io penso che, come dire, tutta la sua vena che iniziava già segno meno da, insomma, che poi ha continuato in altri libri, stessa casa esposta, insomma, in altri testi notevoli, non sia, diciamo, non sia meno importante di quell'altra, insomma, non pensano naturalmente che siano nemmeno totalmente slegate, però questo è uno dei casi in cui sembrano veramente due tavoli abbastanza diversi l'uno dall'altro, quelli su cui lavora, per l'appunto, quello su cui lavora Marco. Ecco, un'altra delle cose, una che volevo chiedere, diciamo, come vivi questa specie di frazione, ecco. Di sdoppiamento di personalità, di schizofrenia di fondo. Beh, il pensiero comunque di che non so se è un alibi o un pensiero effettivamente sufficientemente ponderato, ma mi auguro la seconda ipotesi, di avere in mente una macro opera che si intitolerebbe quando sarà delle restrizioni, concepito il titolo molto prima delle restrizioni che purtroppo riguardano questo periodo recente, ma insomma comunque... è un po' il collante, o comunque il tentativo di dare una scatola comune a queste esperienze diverse,
diverse, parecchio diverse, dici bene quando parli di tavoli veramente così, veramente separati. Vero è che forse un elemento in comune è quella un po' ossessione, un po' autoprocurata maledizione del non detto, che comunque fa sempre capolino sia dai testi appunto più sperimentali, anche in forma proprio concreta, cioè da poesia concreta, quindi con esperimenti ed esperienze come quella che vedete qui alle mie spalle, e anche sostanzialmente anche un'opacità di fondo che sta a volte proprio a far da base, a far da fil rouge delle scritture, le più invece così limpidamente assertive, o comunque non sempre limpidamente, perché poi la mia scrittura spesso è definita insomma, non facilissima, no, non facilissima lettura, però sicuramente c'è una dose di assertività che è comunque percettibile, e una sorta di appuntamento dato al lettore a cui si chiede fino a un certo punto di aderire alle mie richieste per una buona quota di cammino verso il testo. Gioco Forza deve un po' affidarsi alle sue gambe, affidarsi al suo intuito delle varie frammentazioni, appunto delle varie opacità, dei vari punti oscuri che comunque disseminano nel testo. E questo succede appunto sia in poesie come queste delle osservazioni, sia nei testi invece più sperimentali, più azzardati, a volte anche che confinano col tormento verbo visivo della pagina, insomma, ecco. Questa forse è un momento unificante, una possibilità di vedere un ponte tra le due sponde. Altrimenti no, effettivamente l'immagine della raggiera di stili, cioè sostanzialmente da un centro che è un centro non egotico, spero almeno, e non narcisistico, che è quello comunque autoriale, partono tutta una serie, si sperdono anche tutta una serie di linee, che sono appunto la linea delle osservazioni, la linea della prosa in prosa, la linea verbo visiva, la linea invece completamente asemica, semantica, che invece riguarda tutto un ambito che non è più di scrittura leggibile, ma anzi proprio intenzionalmente non più decodificabile, non più leggibile, e via, in maniera appunto da comporre queste delle restrizioni, quest'opera, macro-opera, probabilmente, che tra l'altro continua a invadere il campo delle mie confusioni normali, quotidiane, perché spesso chiamo delle osservazioni, lo chiamo delle restrizioni, e quindi devo sempre ricontrollare quello che scrivo, anche il comunicato stampa per questa serata, rischiavo di intitolarlo male. E siamo quindi in questo percorso qui. Questo è il percorso che spero, in quanto tale, assolva il compito di mitigare un attimo il rischio della schizofrenia pura, insomma, nella scrittura. Ah, penso che questa cosa sia avverta e che d'altra parte proprio nei libri che anche possiamo definire insomma più post-lirici, più legati comunque alla tradizione lirica come questi, proprio in questi diciamo che conservano qualche tratto di quella che tu chiami assertività, c'è la presenza metapoetica, a volte proprio esplicitamente metastilistica, di questi tratti di opacità, di sottrazione, via dicendo, fino a partire dai titoli stessi di alcuni libri, per esempio in Rebus, naturalmente, che vabbè, è un titolo anfibologico, naturalmente, con significati, e in alcuni anche dei testi. Voglio dire raccolti proprio perché forse non è il termine più corretto, ma insomma in questo delle osservazioni esiste questo elemento, per esempio uno dei testi che forse è particolarmente esplicito in questo senso, quello che comincia dall'altra parte del fotogramma, alla fine cioè, si parla di una pagina vetro e gli ultimi due versi dicono è una varietà della scrittura di questa rasura. Quindi
Quindi questo è, direi, un tema che, non lo so, perlomeno quando ti conosco, certamente la saturazione, segno meno, eccetera, eccetera, è fondamentale, è fondamentale nella tua scrittura, no? Sì, penso anche al, sì, appunto, al segno meno, che era il titolo del primo libro pubblicato da, in Manni. realtà il secondo, ma insomma, Sì. da Manni, sì, che aveva vinto un premio letterario, il premio consisteva nella pubblicazione, e il titolo era questo. E il primo testo poi era, che dava il titolo al libro, era poi una prosa, che probabilmente non lo sapevo neanche, non penso di andare troppo lontano dal vero dicendo che probabilmente è anche un po' una prosa in prosa, perché in fondo in questa sottrazione continua di elementi che questo personaggio che viene descritto si vede sottrarre appunto uno dietro l'altro, non c'è né narrazione né poesia, perché non è una narrazione, è una lista, e non è poesia perché è evidentemente smaccatamente prosa. Però quasi quasi lo leggo il testo, se me lo permetti, che tu citavi. E dall'altra Mi parte del farebbe molto foglio, piacere. come? Dico, ne avrei piacere. Lo leggo subito e direi forse anche, leggerei subito dopo, quello che viene invece non da criterio o da storia dei minuti, cioè, ma quello torna adesso dalla visita, perché appunto ci permette, se vogliamo, di affrontare il discorso, volendo, o dell'allegoria, ma anche dell'anfibologia, visto la conclusione. Dall'altra parte del fotogramma, il tempo continua in linea retta. L'acquata, a sciame contro alluminio, giù dal doppio tetto capovolto, è dentro il fosso che la spezza e la preserva. La durata dell'enigma è gli anni necessari a rinunciare, con ragione. Il ratto è nero, corre in cerchio accanto, è la natura dell'avversione, il paesaggio fa storia, stesura, all'indietro, all'inverso, pagina, vetro. È una varietà della scrittura, di questa rasura. Torna adesso dalla visita, dall'ospedale, lì in casa è come al solito, e anche rispettando a memoria gli anni in retta, è tutto, dice, come più dissolto, abiti portati come stracci, stracci come abiti. Verso il casamento, freddo il doppio. I colpi spaziati, i cacciatori, i calchi radi, il piombo ricade poi avanti e spinto sul fondo del porcile che tiene brina corsa tra le forre secche in cima, i rami ridiscussi dalla chiusa, un cerchio nero di mosche e di formiche con le ali nelle particole, carbone della posa. Fa una foto mentale al tono giallo, la polvere che il giorno sta macchiando. Nuvola più mite sopra la finestra, specchio, nuvole su un'incandescenza inutile. Ricontrolla le carte, le analisi già numerate, i valori sbagliati nel sangue. Questa idea che in fondo i valori ci sono, ma sono sbagliati. Quello che più mi metteva a contatto le due esperienze, e della casa esposta, quindi della casa, dello scasamento, dei valori sbagliati, ereditati da una casa casata, che poi non sono nobile, però voglio dire, da un ambiente familiare, e dall'altra invece i valori delle analisi del sangue, quindi banalmente ciò che appunto ci connota ancora più radicalmente che non la memoria culturale, la tradizione, il passaggio da A a B in termini di genitorialità, ma proprio dal punto di vista concreto, materiale, sanguigno, RNA e DNA. E dall'altra, l'altro discorso è il discorso appunto della rasura. E anche qui, in fondo, è quasi pertinente all'intera scrittura come tale. È una varietà della scrittura, e di questa è rasura, oppure è una varietà di questa rasura, di questa specifica rasura. Anche qui la molteplicità dei significati, il non scegliere intenzionalmente, così mi rimandano a quell'idea un po' forse desueta, un po' banale anche,
che avevo formulato tempo addietro, proprio a ridosso della casa esposta, ma forse anche prima, a proposito di un'allegoria cava, e quindi un'allegoria che in fondo è cava nel senso che accoglie la lettura, l'ermeneusi, lo sguardo che indaga del lettore, e nello stesso tempo è anche una cava, cioè una cava sostantivo, una cava, cioè una sorta di miniera di altre possibilità, di altri luoghi semantici possibili e praticabili e percorribili dal lettore. Questo senza voler però mai cadere in un dualismo, cioè la cosa che a me piace è questo, mantenere comunque il bilico in quanto tale, che è un po' quello che probabilmente ho personalmente sempre letto in autori come Corrado Costa, ad esempio, e altri che sono stati in grado veramente di lavorare su fili di lama molto difficilmente scioglibili in termini di banalità e di dualismi, insomma. Ecco. Questo si capisce. Ci leggi qualche altra poesia? Ah, non voglio però se interrompere Paolo, se No, stavi dicendo. no, figurati, scherzi. Sono, diciamo, più leggi, più siamo contenti tutti. Magari faccio un rapido passaggio partendo proprio dall'incipit, che appunto, questa che leggo subito, che leggo ora, è una delle poesie centrali di Criterio dei Vetri, che era comparsa anche in una piccola plaquette pubblicata dalla Camera Verde. E dice così: il luogo della scatola celeste del cranio che presiede all'equilibrio si chiama labirinto, che intorno si organizzano le cose come stanno. Poi l'ultimo è stato cruciale, l'ultimo compratore fa, per chiarire, sapere la prima volta in mezzo secolo di teatro quali fossero i confini della casa effettivi, della proprietà tenuta, lasciandola si è potuta vedere intera altrui. Esattezza, poi testarda, senza oggetti, nei colori solo millimetrati, i detriti, il tetro puro dei dati. Sognando, sogna gli stessi movimenti degli occhi sotto i gusci, le membrane e morbido e spostamenti veloci della fase nella camera opaca che non è sua e va lasciata alle prime donne note che nemmeno loro hanno casa, piuttosto già una loro logoalgia, un dolore al centro. Poi, 2 pagine dopo, c'è dall'altra parte del fotogramma. E poi 2 testi con cui concludo questa parte di lettura, poi non so se leggeremo ancora. Che invece sono in Maniera Nera, che è un libro uscito nel 2017 nella collana di Aragno, I Domani, curata da Andrea Cortellessa, Laura Pugno e Maria Grazia Calandrone. Sono 2 testi che nel tempo ho immaginato sempre di più come legati, come difficilmente scindibili, anche se di fatto riguardano episodi diversi, anche non necessariamente della mia storia personale. Due figure vengono e due vanno, a feste, alle alberate, nome come un altro. Finiscono dove finiscono loro, seppure è, se è così, al curvamuro, a quello strano aggettare del palazzo, da dove, verso dove, danno ombre loro che sono, come devono, ombre soltanto, piene per mattina, di notte, non simili, e simili, appaiate, appena. De architettura, tipico trittico edipico, dove in realtà la realtà non accade, continua, curva con rantolo, curva continua, maschio, maschio, femmina, due invecchiano, il vecchio ha, invero, inverso, ucciso il piccolo, la curva finisce su sé, accanto. E la, vabbè, la canto, è una pianta, tipica
dello stile corinzio e quindi questa architettura è l'architettura di qualcosa che finisce su sé, nelle varie accezioni e nelle varie possibilità semantiche dell'espressione finisce su sé. Ecco. Tra l'altro è, come dire, è anche protagonista di uno dei luoghi più celebri della poesia prima novecentesca, cioè l'inizio dei limoni di Certo, Montale, Acanti. come segna Invece io posto, diciamo. mi muovo tra piante dai nomi poco usati, la canto. Senti, ovviamente usare un termine quasi tecnico come rasura, vabbè, a parte che fa rima con scrittura e via dicendo, quindi non è che dia dubbi sul fatto che si tratta di una, insomma, proprio di una cancellazione, un po' come quella appunto dei manoscritti antichi, oppure come quella, per altri versi, come quelle di Sgro, come insomma quelle, Certo. diciamo comunque in generale. Forse sì, certo, più ancora come quelli dei manoscritti antichi, proprio perché di solito non si vede quello che c'è sotto, anche se magari ecco, con l'ausilio di una lampada di Wood qualcosina si riesce a vedere, però appunto effettivamente l'uso di rasura vuol dire soprattutto fondamentalmente che sotto non si vede più cosa c'è, ecco. Un'altra cosa che volevo dire o chiederti è questa, e cioè, ma è una cosa molto banale, se vuoi. Ovviamente, la linea che porta a queste osservazioni presenta anche dei temi legati all'autobiografia, insomma, non sempre, non necessariamente, via dicendo, però sì, la stessa, è chiaro che non possiamo identificarle come delle metafore ossessive, alla Moron, diciamo, come appunto, come, però, anche se chiaramente, anche perché quel tipo di analisi che così punta banalizzazione in fondo della psicologia individuale è decisamente superata anche su autori, su qualunque autore, però certamente che ci sia qualche forma di ossessività nel ritorno di queste immagini sembra sia autoevidente, sia non del tutto slegato dalla tua vita, no? Dalla tua esperienza biografica. Sì, e tra l'altro è forse come dire, proprio questa l'occasione, proprio con delle osservazioni, l'occasione per, come dire, per far rastremare il discorso, per cercare di dare una, adesso non voglio essere enfatico, ma insomma una forma di esemplarità ad alcuni, o comunque diciamo, un contenitore ultimo. Ad alcuni luoghi della, come dire, della sì, ossessivamente ritornanti e ricorrenti nei libri, che sono poi un po' quei tre che citavo all'inizio, ma comunque anche luoghi proprio testuali, micro frammenti, membri sintattici o modalità della sintassi o della spezzatura della sintassi che ritornano. Ecco, questo libro che è sottile, poi è piccolino. Ed è a me piace proprio che sia così, è una sorta di condensatore, ecco, di quel ventaglio di ossessioni. E quindi in qualche maniera mi ha anche, e di questo ancora devo ringraziare Andrea, permesso di selezionando diciamo compattare le energie che erano forse dissipate negli altri libri e che erano anche un po' preda di meccanismo che dici tu, cioè del meccanismo della ripetizione a oltranza. Questo mi è stato forse anche terapeuticamente utile, probabilmente anche testi prossimi che dovessi scrivere in poesia, anche se immagino che la parte maggioritaria del mio percorso di scrittura sarà sempre di più in prosa,
l'avvenire, però comunque mi ha aiutato molto sicuramente a, diciamo così, a cristallizzare in una sorta di non plus ultra, non plus ultra nel senso che non si va oltre, ecco, non si torna diciamo al cerchio di quei temi, appunto. Quindi sì, insomma, mi sembra un'osservazione pertinente la tua che mi ha permesso di visualizzare questa cosa, forse adesso che la dico la capisco meglio, insomma, probabilmente. Un'altra cosa che volevo osservare, osservazione, e forse sarà anche l'ultima che faccio, perché non voglio dilungarmi, e poi anche devo andare a comprare qualcosa per cenare prima che chiuda comunque i dintorni, è questa, e cioè, così come questa presenza di temi autobiografici, diciamo, che hanno una certa urgenza che non si può, diciamo così, del tutto celare, distingue nettamente questi testi da quelli invece, insomma, non so, almeno da una linea tipo invece, non so, il paziente crede di essere, la gente non sa cosa si perde, via dicendo. Così un altro elemento di distinzione, forse non del tutto slegato a questo, ovviamente, è che in quegli altri testi esiste, diciamo, una tua, so, un tuo modo comico, esiste comunque una, non dico naturalmente che siano testi comici, ma c'è un elemento comico, invece in questi, insomma, salvo errore, ma direi, ecco, che proprio è inibito il comico. Mi dirai, almeno posso dire, cioè, grazie, cioè, Sì, no, osservazione è banale, diciamo, oggettivo. però. Sì, è oggettivo. Forse il passaggio, diciamo, a un tipo di scrittura anche in versi, che include le risultanze delle sperimentazioni invece in prosa che tirano dentro il comico in tutte le forme, in tutti i modi, è in un altro libro che non a caso appunto è successivo, è di vari anni successivo, esce se non sbaglio nel 2017, che è Strettoie. E lì in Strettoie, in tutte e tre le sezioni di cui è composto, c'è diciamo così, dal riso amaro della prima sezione alla prosa in prosa, spesso, della seconda, e alla, diciamo, così, corrosività un po' velenosa anche della terza sezione, un buffo, a volte un comico, a volte un ghigno, forse più spesso, che però è in versi. E quindi è, diciamo, un'altra delle linee di quella raggiera di cui si diceva prima, un'altra delle restrizioni possibili, delle rastremazioni stilistiche, ecco, poi portano quello che tu dici, è vero. No, non in questo, non in questo. Dunque, beh, insomma, a parte il fatto che forse dopo questa chiacchierata dobbiamo ulteriormente ringraziare Andrea perché se ti ha sollecitato questa specie di, insomma, di Sulla. insight sulla tua produzione, anche proprio su un suo importante ramo, per così dire. E poi, diciamo, penso che di interpretare così desideri di tutti, se ti chiedo se puoi leggere ancora qualche altro testo. Bravo, Leggere certo. qualcosa. Ok. I fratelli hanno preso le cambiali, adesso è loro. Hanno fatto uscire tutto il sangue dall'agnello alla bocca. Era vicina alla base di sasso. Sorella e padre sono nei canali, nei pozzi, al respiro dei livelli. Niente tiene vivo niente. Così è rimasto il sole stampato sui soldi. Questo prosegue il racconto fino all'altro lato, dove cominciano gli archi larghi, legati, legali. Nella campagna, pezzi di acquedotti verso il Tirreno che si infesta. È
mietitura, forgia, benna, tornio, rete, sono cose. Storia, avercele stampate. Bene B, 2-3 punti al torace, cauterio, lista dei liquidi, resta niente di utile, buttano i pezzi nella fossa, all'urto, al già dei vermi. Questa è più remota e effettivamente anche più evidentemente assertiva, un testo che viene da, forse da, se non sbaglio, dai primissimi anni 2000. Il dramma dato, niente barocco, è a Roma, sfiamma il laghetto borghese all'aurora, appena siglato da un'acca di piccole scialuppe scettiche al verde d'acqua, flotta cauta che non aspira a lati, almeno riflessi, di cose qualsiasi volute con lotta. E gli ultimi due testi che leggo sono poi quelli che concludono il libro. Questo, dal titolo Vigliano e ma dopo, viene proprio da Strettoie, e l'ultimo invece viene da Storia dei minuti. E ma dopo. Il cameriere, coi denti sul guscio, dice: la vita è fatta con la morte, bella scoperta, ai margini delle fosse o dei fossili, o portando in tavola qualcosa che poi piace. L'ultima colonna in fondo nel quadro svela una piccola riga di donna che sporta nel bordo buio una L di fiaccola, illumina l'uscita per lo sguardo. È la contemplazione che si nega, dice la guida, dotta perché è identica a chi vede, perché passa, ma diversa perché è persuasa e spiega. Rimasta indietro, sua figlia non si è persa, è albina e condannata a ridere, rapida, chiaro, dimentica. Bellissima, bellissima. Grazie, Cetto. Bella, bella. Ho letto gran parte del libro, tra l'altro, perché è abbastanza smilso e così. Spero si sia un po' anche inteso nella modalità di lettura anche la tentativo anche di tenere uniti una serie di temi attraverso l'esecuzione vocale. O sono io che sono monotono, anche questa è la possibilità. Leggo sempre allo stesso modo. Ma ho trovato un cambiamento nel tuo modo di leggere. Di un anno fa in cui ti ho sentito. Ti sento poco, però, scusa. Certo. Allora, ho trovato un momento nel tuo modo di leggere. Rispetto alla lettura, forse di un anno fa, le ultime che ho sentito. Probabile, e certo, alcune... E meno cercato il ritmo, marchi meno il ritmo, può essere? Può darsi, nel senso che forse marco di più gli accapo che non questioni di ritmo e di metro, ma sicuramente vengono più marcate alcune ritmicità per un fatto performativo, chiamiamolo esecutivo, un po' veloce, un po' folle, che è quello che riguarda le cose che forse hai ascoltato negli ultimi mesi e che vengono invece da testi di prosa, dove appunto il metro non essendoci, la voce in qualche maniera lo ricrea all'interno della... ma semplicemente per motivi di respiro e di lettura, non perché ci siano dei metri all'interno delle prose che scrivo. Quindi è probabile che l'impressione venga da questo. Non lo so, me lo domando, poi magari riascoltandomi, quando ci sarà la versione in rete, lo vedrò. Senti, ma questo bel libro lo regali alla biblioteca Elio Pagliarani? Se non c'è già, certo, figuriamoci. Non c'è. Certo, assolutamente. E mi fa piacere se lo dai, lo invii, oppure... Beh, magari è anche un'occasione per vedere la biblioteca, avere tanto tempo che non vengo a visitarla, quindi mi fa piacere. È tutta piena di libri adesso. Me lo dicevi. Per una biblioteca non è male, sì. Sempre più ricca, benissimo. Bene, se qualcuno vuole fare delle domande a Marco.
Salutiamo anche Dino e Gnani che vedo Sì, collegato. è Leonardo Canella che ringrazio. Ciao. E allora, se nessuno vuole chiedermi nulla, io Marco ti ringrazio, Grazie ti aspetto dal vivo in biblioteca con delle osservazioni e così lo a voi. È un integriamo. sorriso, adesso capisco che è un sorriso. E così lo mettiamo in uno scaffale di poesia e mi fa molto piacere. Ci vuole una stanza intera per Marco, però. Un pezzo di scaffale, sì, un pezzetto, sì, forse sì. Io ho una discreta dose. È vero che sono piccoli, ma sono tanti, quindi. Grazie Grazie anche a te, Paolo. molta poesia rimane anche a casa, ancorché catalogata, cioè le edizioni più significative o quelle con la dedica, con le dediche. Stiamo facendo un lavoro sulle dediche d'autore. Le dediche Certo. degli autori a Elio Pagliarani e quando le trovo le dediche di Pagliarani ad altri autori. Ah, Vediamo certo. che cosa esce fuori. E quindi se poi il tuo libro è anche dedicato, anche meglio. Ok, senz'altro. Va bene, allora io qui ringrazio tutti, saluto gli amici, saluto Marco e un grande saluto a Paolo Giublena che non vedevo da anni. Spero di vederti a Genova e interrompo la registrazione, vi do appuntamento ai prossimi incontri che in genere avvengono di giovedì. O del tutto online oppure dal vivo e online. E mando sempre le comunicazioni per email, non so se tutti le ricevono, perché l'indirizzario della biblioteca avrebbe bisogno di una segretaria che non c'è, e quindi faccio come posso. Buonasera a tutti, Grazie. grazie. Grazie Cego, grazie Grazie. Paolo, grazie Ciao, Andrea, Sergio. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie, Sì, buonasera. ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao, Ciao. ciao, Ciao. Ciao. Grazie ancora. Ciao. Ciao. Ciao.